In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si sieda, prego. Lei è Ines Bilbatua, figlia generata da Thomas Pio Bilbatua e da sua moglie Maria Isabel? Sì, sono io. Abbiamo soltanto poche domande da farle e ci aspettiamo risposte veritiere. Senz'altro. È vero che mercoledì, giorno 16 di questo mese, lei ha cenato nel locale di Donna Julia? Sì, è vero. Cosa le hanno servito quella sera? Per cena? Esatto. Lei è interessato a sapere quello che abbiamo mangiato? Per cena. Io del pollo. Cipolle e dei ceci. Dei ceci. E? Patate, peperoni verdi e... Le hanno servito del maiale? Sì, ma io non l'ho mangiato. Perché no? Non mi piace il maiale. Sarebbe pronta a giurare sul crocifisso che sta dicendo la verità? Sul fatto del maiale? Sì o no? Giuro sulle sacre piaghe di Gesù che sta dicendo la verità. E suppongo che non si opporrebbe se le dessimo l'opportunità di dimostrarlo. No, ve ne sarei molto grata. Come volete che ve lo dimostri? Ci ha detto la verità? Sì, l'ha detta. Abbiamo motivo di sospettare il contrario. Perché? Sospettiamo che il suo rifiuto del maiale sia dovuto al suo essere una giudea. Una che? Lo è. Non so cosa sia. Lei pratica i riti giudaici. No, non è vero. Lei ha qualcosa da confessare, lo faccia subito. La verità. La verità. Salve a tutti, eccoci qua in diretta, Radio Gamma 5, come ogni giovedì. Oggi siamo partiti con una sigla un po' particolare e d'altronde sigla, diciamo, più drammatica non ci poteva essere, notando e vedendo le discussioni che ci sono in questo periodo. Io penso che oggi per l'Italia almeno sia una giornata importante. Voi tutti sapete che ormai l'argomento dell'ordine del giorno in cui si fanno consigli di amministrazione della RAI, in cui i giornalisti si impegnano, in cui la Chiesa si è buttata a capofitto, sia la trasmissione di questa sera alle ore 21 su Rai 2 di Anno Zero, in cui verrà trasmesso un documentario, non un film, ma un documentario in cui si racconta non tanto il problema di chi sia la responsabilità di un documento e di quando è stato fatto, ma si ricorda che ci sono state milioni di vittime, milioni di persone che hanno sofferto in 2000 anni perché Cristo è venuto a portare la sua verità e imporci la sua verità e imporci la sua fede. Queste persone sono completamente sparite dal dibattito, dalla discussione, non esistono. La discussione verte se una trasmissione pubblica ha il diritto di trasmettere un documentario fatto dalla BBC. Tutto si discute se no responsabile di quel documento Ratzinger, se, visto che lui l'ha confermato per 21 anni, si discute sui cavilli, sulle virgole, sui punti, sugli accenti. Quello che è sparito dal dibattito, dalla discussione, da tutti quanti i riferimenti sono i milioni di persone che sono morte e, nel caso di preti pedofili, le migliaia di ragazzi che ancora adesso subiscono questa violenza e avranno una vita deformata. Il tutto proprio perché per i cristiani non è importante
le persone che hanno subito, che sono state vittime. D'altronde era giusto per loro Dio che fossero vittime, che venissero appunto trattate così. D'altronde è chiaro, quando il Gesù Cristo, il criminale di Nazareth, Claudio lo chiamerebbe il pazzo di Nazareth, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. E soltanto appunto chi odia anche la propria vita può essere discepolo di una religione così folle. Allora, questa sera, se il problema di far sapere a delle persone che ignorano o che volutamente hanno voluto ignorare un fatto enorme, grave, il problema, lo dicevamo, non è un documento, ma è ricordare che esistono persone che continuano a soffrire, che hanno sofferto, e per cui alla Chiesa, al cristianesimo, al buon Gesù non interessa assolutamente niente. E siccome noi preferiamo essere dalla parte delle vittime, della parte delle persone che si sono opposte, devono quelle persone che sono state torturate migliaia di anni e continuano a essere torturate, tutto perché devono dire una verità, si devono uniformare a una verità che non esiste, si devono uniformare a un amore. I cristiani contestano la trasmissione di questo filmato su Rai 2 semplicemente perché dicono: noi non siamo soggetti alla legge. Già un pazzo e un folle, un criminale come quello che i cristiani chiamano San Paolo, ha detto: fa, ma la legge per noi non esiste, siete voi che siete sottomessi alla legge perché siete peccatori. E questo è proprio il messaggio sostanziale del cristianesimo, quello di dire: noi cristiani possiamo fare qualsiasi cosa perché rappresentiamo la verità, e la verità è quello che noi vogliamo che voi dovete dire, cui dovete dichiarare, a cui dovete uniformarvi. E sono uniformate a quello che noi vi diciamo: siete dei peccatori, siete sicuramente degli invasati, dei posseduti, e di conseguenza noi ci arroghiamo ogni diritto sulla vostra anima, sulla vostra vita. L'Inquisizione proprio nasce da questo, ma l'Inquisizione non è solo un punto, dicevamo, un fattore storico collocato lontano negli anni, ma è un fattore presente in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni evento. E la caratteristica appunto della violenza è la verità, il pensare di detenere un qualcosa che solo qualcuno conosce e gli altri non conoscono. E da questo presupposto si va a dire a una testimonianza giornalistica come Anno Zero: voi non dovete parlare, voi non dovete dirlo. Di fronte agli enormi problemi che ci sono, noi abbiamo notato che i politici di tutti gli schieramenti si sono impegnati a dire: con tutta la nostra forza impediremo che questo filmato vada in onda. E questa è un'altra delle caratteristiche, un altro dei desideri, quello che le persone conoscano qualcosa, vengano a conoscenza di qualcosa e si sappia qualcosa. Il discorso della deformazione della realtà, della deformazione di qualsiasi cosa, è sempre un fattore continuo, è sempre un fattore significativo, e questo viene fatto anche nel caso appunto di Anno Zero. Anno Zero non pretende assolutamente di dire niente, non dice: noi rappresentiamo una verità, esiste un documento, esiste un fatto che tutti dovrebbero conoscere, che negli Stati Uniti, e non si sa perché in Italia, o si sa perché in Italia, ci sono migliaia di preti pedofili, e questi preti pedofili si impegnano ogni momento a distruggere le vite delle persone. Purtroppo le notizie sono sempre ristrette. Se voi pensate che questo video, quello della BBC sui preti pedofili, è stato messo in internet, caricato sui video di Google, è stato visto da 680.000 persone, e poi all'improvviso questo video è sparito, è stato cancellato, è stato tolto. Ed è anche significativo pensare che un motore di ricerca così importante venga così condizionato, così limitato, e si autocensuri o venga costretto l'autocensura. Una cosa che tutti potevano vedere: questo documentario non è stato manipolato. Degli italiani e quelli del bispensiero.it avevano fatto un'opera meritevole, che era quella di sottolineare con i sottotitoli in italiano appunto questo documentario. E questo documentario appunto raccontava molte cose, dura 39 minuti, per fortuna la BBC ha imposto una regola contrattuale che non possono essere tagliati più di 10 minuti su 39, che è già un 25%, e ha detto appunto, l'hanno sottolineato, l'hanno messo in rete. All'improvviso tutti quanti i servizi hanno cercato di cancellarlo, di toglierlo, e anche il tema della pedofilia nella sua drammaticità, nel suo riferimento alle persone è sparito. I cattolici dicono: questo documentario non deve essere proiettato perché dice una cosa fondamentale, secondo loro ci sarebbe un errore di date che poi non c'è neanche. Questo li interessa a loro, il nascondere le cose, il fatto che le persone siano sottomesse. E questo avviene
perché il fondamentalismo è sempre più forte e sempre più ampio e si cerca sempre di cambiare, di condizionare, di alterare anche la qualità delle persone, dei ragazzi. Esistono film che hanno avuto censure. Io faccio un esempio: un quotidiano come Liberazione ha pubblicato assieme come inserto, come aggiunta al giornale, ha pubblicato alcuni DVD, tra cui appunto il film Magdalene, che parla della situazione delle ragazze all'interno dei conventi cattolici in Irlanda, in cui ci sono abusi di tutti i tipi, e ha aggiunto anche un altro film, che è Requiem, che parla di una ragazza tedesca morta di stenti, di esorcismi vari in Germania. Eppure questi film non li ho trovati in nessuna delle edicole, e ne ho girate edicole come minimo di 4 province del Veneto. E questo dimostra proprio come si arriva nel dettaglio. Sono pochi anche chi affronta queste cose. Noi oggi, sapendo appunto che gli ascoltatori conoscono moltissimo la tematica della pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica, di quello che noi abbiamo sempre documentato, perché ricordo che dal 1996 noi siamo su questa radio e per primi abbiamo affrontato questo problema. Per fortuna internet permette di far circolare materiali, informazioni, di far circolare notizie, e qualche radio marginalmente cita anche dei fatti importanti. Ad esempio c'è un film che sicuramente non vedrete, un documentario andato in onda solo su Sky Cult, che è Jesus Camps, in cui si preparano i campi paramilitari per i futuri crociati cristiani. Di questo documentario, che si trova quasi niente, appunto a parte appunto Sky Cult che l'ha trasmesso, ne ha parlato su Radio 24 Gianluca Nicoletti, che fa una critica televisiva, e mi ha mandato anche un po' di sonoro. Io vi faccio appunto ascoltare questo sonoro in maniera tale che vi rendiate conto di quello che si sta preparando e di come vorrebbero i cattolici preparare e i cristiani preparare i ragazzi. Il documentario è Jesus Camp, è un documentario che dovrebbe rivelare i piani segreti degli evangelici per conquistare la Casa Bianca, la Corte Suprema e infine tutto il mondo. È un documentario molto di parte, fatto appunto da due registi americani, e questo documentario racconta la giornata del pastore pentecostale Becky Fisher, che è una signora molto corpulenta, grandissima, anzi enorme usiamo dire, che raccoglie i bambini in una specie di campo scuola per preparare dei giovani piccoli predicatori. Il diavolo va dietro ai giovani, a coloro che non sanno difendersi. Ecco perché cerchiamo di aiutarvi, perché cerchiamo di mettervi in guardia. E già che siamo in argomento, vi dirò qualcosa su Harry Potter. I maghi sono nemici di Dio, e non mi interessa se siano o meno degli eroi, sono nemici di Dio. Se fosse stato per il Vecchio Testamento, Harry Potter sarebbe stato ucciso. Amen. Amen. I bambini attualmente sono terrorizzati, molti piangono, il training è molto stretto, molto stringente, purifica le mani con una bottiglietta di acqua minerale, li terrorizza continuamente, gli fa vedere la scrittura e il senso della religione come qualcosa di opprimente, di terribile. Loro sono dei piccoli soldatini e soprattutto sono due di questi bambini che dovranno poi imparare a essere predicatori, dovranno diffondere il verbo. Tanto diventa ossessiva per loro la presenza del rapporto con il divino, dovrebbe essere qualcosa che ci eleva, ci dà serenità, ci dà un senso profonda letizia nella vita, che quando vanno a giocare a bowling addirittura pregano il Dio perché faccia andare la boccia nel verso giusto. Rachel! Fai strike! Fai strike stavolta! Vai, chi sei? Gesù, Gesù, ti prego, fa che il tuo spirito mi aiuti a fare un buon lancio. Boccia, io ti ordino nel nome di Gesù di colpire i birilli. Brava Rachel, bel colpo! Per la pedofilia. Ecco, questo appunto è una testimonianza concreta di un giornalista che tra l'altro si dichiara cattolico, che documenta un discorso importante di come anche nelle società considerate avanzate come gli Stati Uniti si comincia a imporre, a preparare di nuovi crociati, a preparare qualcosa di terrificante, a terrorizzarli. Logicamente, se questi ragazzi avranno la fortuna di non essere violentati o molestati da qualche prete pedofilo, diventeranno allo stesso tempo dei sacerdoti e cominceranno ad andare in giro. Ma voi pensate appunto che siamo nel 2007 e cosa dice questa? Se fosse per l'Antico Testamento, Gesù e Harry Potter sarebbe ucciso. Cioè, non usa il Corano, perché molti si stanno lì a divertirsi a lanciare anatemi o paure dei corani che islamiche vari.
usa l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è sempre presente proprio perché è un elemento di violenza come l'è l'applicazione di Cristo. Molti di quelli che contestano il diritto anche a proiettare il film dicono, il documentario sui padri pedofili, dicono perché la Chiesa ha le sue regole. Bene, queste regole in una società normale, regolare, valgono soltanto per quanto riguarda le cose amministrative, burocratiche, statutarie. In realtà anche la mafia ha le sue regole, anche la mafia è severa, anche la mafia ha uno dei suoi principi, ha dei suoi riferimenti, li compie in maniera concreta. Però quando la mafia uccide un cittadino, lo Stato interviene e cerca di fermarla. Ci sono altre realtà, anche il terrorismo ha una sua visione del mondo, eppure noi ci siamo lanciati come occidentali in guerra al terrorismo. Allora, se non possiamo permettere che le persone soffrano per delle regole folli come quelle della mafia, non possiamo permettere che i cittadini vengano rovinati nella loro esistenza da quello che appunto viene fatto da una religione come quella monoteistica. Questa sera la trasmissione appunto di Santoro Anno Zero sarà infarcita il più possibile di personaggi clericali. Che sappia, gli unici su cui si può contare è Marco Travaglio, è il disegnatore Vauro e Odi Freddi, che sarà presente appunto in trasmissione. Facciamo l'augurio che questo terzetto sia capace di dire le cose come stanno e di fare capire che non siamo sottoposti a piegarsi il capo e ad essere sottomessi ancora. E questo appunto è una cosa che dimostra quanto sia atroce, quanto sia pericoloso il discorso appunto cristiano, cattolico che è qui presente. Perciò io invito tutti quanti a seguire la trasmissione di questa sera Anno Zero, di intervenire sul forum di Anno Zero appunto, che è su forum.rai.it, in maniera tale da far capire che non sono delle persone sottomesse. Io mando un altro contributo che parla di un sacerdote, di un parroco italiano. È un'intervista rilasciata, che trovate solo su internet, di Giuseppe Nicotri, un giornalista dell'Espresso. Dopo di questo intervento daremo il via ai telefonati. Io ricordo i numeri telefonici, che sono 049 700 700 049 700 838. Ora vi faccio sentire cosa dice sul discorso della pedofilia a Firenze e di un bravo parroco, Giuseppe Nicotri. Di Firenze, della parrocchia di Santa Maria della Salute. La vicenda è emersa perché un gruppo di preti fiorentini si sono arrabbiati. Perché si sono arrabbiati? Perché c'è questo gruppo di fedeli fiorentini, di cattolici fiorentini, che hanno subito per decenni le attenzioni, chiamiamole così, sessuali di questo parroco Delio Cantini, sin da quando erano bambini e bambine, e quindi in pratica si tratta di stupro e violenza sessuale, perché quando si è minorenni, per definizione, per legge, non si è in grado di decidere su certe cose. Questi tizi si sono incontrati di recente, qualche anno fa, e hanno scoperto che anche altri tra loro hanno subito le stesse cose, ne hanno parlato, si sono molto arrabbiati e hanno fatto una denuncia alla Curia Fiorentina. La Curia Fiorentina non ha fatto nulla, dopo 2 anni di arrabbiature hanno semplicemente trasferito il prete pedofilo a un'altra parrocchia, così andasse a fare pedofilo da un'altra parte, ma senza nessun fastidio eccessivo. A questo punto però un gruppo di preti fiorentini si sono arrabbiati e hanno consigliato a questi fedeli di rivolgersi direttamente al Papa tramite il segretario di Stato Tarcisio Bertone. Io quando l'ho letta sono rimasto sbalordito, perché avevo appena scritto sul mio blog dell'Espresso Online, un blog che si chiama Ruota Libera, sulla versione dell'Espresso Online, cioè www.espressoonline.it, avevo appena messo in rete un documento datato 14 maggio 2001, firmato da Ratzinger e da Tarcisio Bertone, a quell'epoca erano rispettivamente capo e vice capo della Congregazione della Dottrina per la Fede, l'ex Tribunale dell'Inquisizione. In qualità di capo e vice capo, nel 2001 hanno diramato ai vescovi di tutto il mondo una circolare che io ho qui,
una circolare per ordinare il silenzio sui casi di pedofilia dei religiosi pedofili, silenzio rispetto alle autorità locali, dicendo che questi casi vanno segnalati al Sant'Uffizio, alla congregazione, ma dicendo che su questi casi vige il segreto pontificio. Dire che vige il segreto pontificio vuol dire che non se ne può parlare con le autorità civili, non se ne può parlare con nessuno. E quindi di fatto è una sottrazione ai singoli stati, a tutti gli stati, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, a tutti gli stati, è una sottrazione di competenze giudiziarie, è una forma di omertà. Come dire che, per capirci meglio, se Ratzinger e Bertone avessero emanato una circolare per dire se ci sono dei preti assassini bisogna stare zitti, ditelo solo a noi, beh, è grave, sarebbe grave. Questo è altrettanto grave, perché non si tratta di preti che accoppano qualcuno, si tratta di preti, cioè di persone che violentano minorenni, mi sembra una cosa grave. Tanto grave questa cosa che negli Stati Uniti, nel corso di un processo a Houston, in Texas, nel corso di un processo contro alcuni preti pedofili, Ratzinger è stato imputato per il grave reato di cospirazione contro la giustizia, perché si è scoperto che aveva emanato questo documento. Tra l'altro, questo documento, c'è scritto chiaro e tondo, che è stato emanato su indicazione del Papa di allora, Papa Wojtyła. Anche questo è piuttosto sorprendente, visto che poi lo vogliono santo subito, il Papa buono, eccetera, eccetera. Bah, sarà anche un Papa buono, però ha sollecitato l'ordine a tutto il mondo di stare zitti sui casi di pedofilia, mi sembra piuttosto grave. Ratzinger è stato imputato negli Stati Uniti per questa cosa e se l'è cavata solo perché nel frattempo è diventato Papa. E allora la Santa Sede, come si usa a chiamare, cioè il Vaticano, ha chiesto il trattamento riservato ai capi di Stato che non vengono mai ritenuti responsabili penalmente di qualcosa finché sono capi di Stato. Il Papa è Papa a vita, non è come un Presidente della Repubblica nostra che dopo 7 anni è processabile, no, lui resta capo di Stato a vita, che il Papa è anche capo di Stato del Vaticano. Stando a questa, insomma, il governo degli Stati Uniti tramite il segretario di Stato ha ordinato al Tribunale di Houston di interrompere l'azione penale contro Ratzinger, nel frattempo è diventato Papa, perché l'azione penale sarebbe contraria agli interessi degli Stati Uniti. E quindi Ratzinger si è cavata solo per questo, altrimenti Ratzinger sarebbe sotto processo negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe stato arrestato, perché non so se negli Stati Uniti questo reato prevede mandato di cattura, vabbè che lì c'è si paga la cauzione e via di seguito. Però questa vicenda è grave perché, tra gli altri motivi per cui è grave anche perché può aver influito sull'elezione di Ratzinger Papa, come dire, o mi eleggete Papa oppure qui io forse finisco anche in galera o comunque finisco sotto processo per una cosa talmente clamorosa che imbarazzerebbe moltissimo tutta la Chiesa. Non dimentichiamo che negli Stati Uniti i preti accusati di pedofilia sono oltre 4.000. E ho letto piuttosto sbalordito su un sito che quelli condannati per pedofilia solo negli Stati Uniti sono oltre 2.000. Alcune parrocchie degli Stati Uniti hanno dovuto pagare più di $1 miliardo di risarcimento danni. Tant'è vero che una parrocchia, assai poco cristianamente, ha preferito dichiarare subito fallimento per evitare di pagare i danni. Anche questo lo trovo sbalorditivo e che non c'entra niente né col Vangelo né col cristianesimo. Di questi oltre 2.000 preti statunitensi condannati per pedofilia, più di 200 sono scappati all'estero. Perché? Perché i vescovi statunitensi, quando venivano a sapere del prete pedofilo, anziché allertare la giustizia o comunque starsene zitti, molti hanno avvertito il prete pedofilo che se l'è squagliata. Addirittura se ne sono squagliata nelle Filippine, almeno un prete che non era pedofilo aveva stuprato comunque delle donne per anni. Nelle Filippine non c'è il trattato di estradizione con gli Stati Uniti per questi reati, per cui questo simpatico signore continua a fare il prete
nelle Filippine. Di questi oltre 200 preti che sono scappati perché condannati per pedofilia, quindi si sono sottratti all'arresto negli Stati Uniti, sono scappati in Italia. Uno di questi, un certo Hen, H-E-N di cognome, viveva a Roma, tranquillo e beato, e nel settembre dell'anno scorso se l'è squagliata per evitare l'estradizione nello stato dell'Arizona, dove avrebbe dovuto scontare qualche anno di galera. Beh, io tutto ciò lo trovo molto grave, ma è ancora più grave che non ne parli nessuno in Italia. Io ho visto che i telegiornali hanno parlato della vicenda fiorentina, però senza dire, questi sì, si sono rivolti al Papa, però il Papa e il segretario di Stato attuali sono proprio i responsabili del segreto e del silenzio che ha circondato il loro caso, non solo il loro caso. E quindi qui non si tratta di fare dello scandalismo, si tratta di sapere se la giustizia esiste per tutti, come recita la nostra Costituzione, oppure se uno veste l'abito talare può fare il pedofilo impunemente. Così come magari, chi lo sa, magari c'è una circolare, noi non lo sappiamo, come facciamo a saperlo, che ordina il silenzio nel caso di preti assassini, preti torturatori, preti scassinatori di banca, cioè voglio dire, tutto ciò solleva degli interrogativi pazzeschi, enormi, che dovrebbero inquietare la stessa Chiesa, e invece vediamo che c'è una congiura del silenzio veramente stupefacente. E come vedete, appunto, Nicotri non è stato certo tenero, non ha avuto peli, non ha avuto filtri, ha detto chiaramente le cose come stanno. Per chi ascolta questa trasmissione sa da moltissimo tempo queste cose, noi le abbiamo ripetute. Come vedete, piano piano anche altri cominciano ad accorgersi. C'è una differenza però sostanziale, che è una differenza proprio basilare, tra quello che noi diciamo e quello che appunto molti laici cominciano a dire, che l'errore, la perversione, la cattiveria, la pedofilia non appartiene all'errore degli uomini, non appartiene a un errore della Chiesa, appartiene a un messaggio che è insito in queste cose. D'altronde poi, in un altro pezzo di un'intervista che vi manderemo su Nicotri, lui dice anche la frase di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me, acquista un altro significato. E d'altronde significa che se dice lasciate che i bambini vengano a me, vuol dire che c'era qualcuno che gli impediva ai bambini di andare presso Gesù. E d'altronde sappiamo benissimo che la pedofilia è presente nella figura stessa di Gesù. Ma appunto l'errore che commette il giornalista è quello di pensare che esista un Vangelo buono. In realtà questo Vangelo buono è soltanto un'illusione, è un'allucinazione che noi prendiamo, perché bombardati, vincolati da 2000 anni di monoteismo, non riusciamo a concepire che possa esistere questo terrore, questo orrore che è rappresentato appunto dalla religione cristiana e monoteista in generale. C'è alcune cose che sono importanti che Nicotri ha detto nella sua intervista. Ha detto che Ratzinger è stato imputato di cospirazione contro la giustizia, non di un singolo fatto, ma quando si parla di cospirazione significa che esiste un progetto, che esiste una finalità, che esiste un'organizzazione. Ma questa cospirazione contro la giustizia sappiamo che appartiene proprio alla predicazione degli apostoli, perché già il famoso San Paolo per i cristiani dice: noi cristiani, in quanto sottomessi a Gesù, possiamo fare qualsiasi cosa, non siamo morti per la giustizia vale per gli altri. E questo lo fanno per sempre, e lo faranno sempre finché sarà qualcuno che è disposto a dar credito alle panzane di un Gesù buono. Seconda cosa, c'è una percentuale che è impressionante. Si dice che i preti pedofili negli Stati Uniti rappresentano il 4% di tutto quanto il clero, ed è una percentuale allarmante. Se voi pensate che in Italia le malattie professionali denunciate da 17 milioni di lavoratori di alcuni settori, tra cui l'industria, le malattie professionali denunciate, non quelle riconosciute, sono meno del 2 per mille. Cioè in Italia, prendendo un arco di diversi anni, prendendo i lavoratori, gente che fa lavori pericolosissimi, perché basta pensare, chi ascolta questa radio sa che si parla moltissimo dell'esposizione all'amianto, perciò non è certo un lavoro semplice, facile e certamente salutare. Sappiamo che le denunce appunto per malattie professionali sono 2 per mille. I preti pedofili sono il 4%. Ma il sacerdote non è una persona che agisce, che compie, che fa qualcosa, che fa un'attività.
è una persona che viene a contatto con una certa visione del mondo, viene a contatto con certe idee, e queste idee sono talmente perverse, talmente cattive, talmente malvase, che riescono a modificarlo. O possiamo anche dire che la parola di Cristo attrae delle persone, e l'attrazione per questa parola fa scatenare in loro delle mostruosità, fa emergere forse il peggio dell'umanità. Diciamo che se il cristianesimo ha un merito, è quello di far emergere le cose peggiori. Io penso che una volta che noi abbiamo catalogato e visto tutte le parole del loro buon Gesù, potremmo fare il campionario della criminalità, della violenza, della sofferenza che si possa creare. Penso che non avremo bisogno di nessun'altra esperienza per il resto della vita dell'umanità per comprendere dove possa arrivare la cattiveria. C'è un'altra cosa che è importante. Qualcuno ha utilizzato un'argomentazione un po' particolare per cercare di difendere la Chiesa Cattolica, dicendo alcune diocesi americane si sono andate da fare per cercare di darsi delle regole. Queste regole in realtà sono solo regole sulla carta, sono state dettate da una necessità fondamentale. Sapete appunto che alcune diocesi sono fallite, altre hanno dei conti milionari da pagare, altre hanno dovuto svendere tutto per rimborsare le vittime. Bene, a un certo punto l'assicurazione ha detto: ma noi come facciamo ad assicurarvi se poi la responsabilità non è soltanto del singolo sacerdote, ma esiste una responsabilità della diocesi? A questo punto, per trovare ancora qualche compagnia disposta a caro prezzo ad assicurare le parrocchie, hanno dovuto cercare di crearsi una giustificazione giuridica, una giustificazione sulle intenzioni, sul come affrontare le cose. E appunto su queste cose gli permettono di cercare qualcuno che è ancora disposto ad assicurarli di fronte ai rischi che possono correre. Questo non è per loro scelta, non è perché ne sono convinti, lo fanno esclusivamente proprio perché costretti dalla necessità. E questa necessità li dice: noi dobbiamo continuare in tutti i modi a permettere che la pedofilia ci sia, però non possiamo che chi protegge questi preti pedofili vada in fallimento, sparisca. È accettabile che un qualche parroco beccato in fragante vada a finire in carcere, venga condannato, venga sottratto, perché appunto ricordo che il prete appunto di Firenze, citato da Nicotri nella sua intervista, ha avuto una condanna terrificante, gli sono stati impediti per alcuni anni di dire messa, e questo è un dato significativo, questo è il massimo della pena che appunto si può fare, e questo appunto dà la dimensione del pericolo che stiamo correndo. Io ricordo i numeri telefonici per chi vuole intervenire, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Perciò appunto le linee sono aperte, se qualche ascoltatore vuole commentare le cose che abbiamo detto, che abbiamo ascoltato, le linee sono libere. Sei pronto? 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 Sì? Ciao, ciao. Sì, tu mi senti, sì. Perfetto. Aspetta un attimo. Lo senti? No, non senti no, perché qua abbiamo una persona in regia che mi dice che non si sente. Tu senti per radio? Dimmi, mi senti per radio? Bene. Allora, Ivano, aspetta che qua c'è un problema. Va bene, dimmi pure. Pronto? Niente. C'è un rumore strano qua sul telefono. Come sapete, Radio Gamma 5 non ha grandi mezzi. Vabbè. Scusa Ivano, proprio qua mi è saltato della linea. Puramente i telefoni, come sapete, fanno un po' di capricci qua sulla Radio Gamma 5 ogni tanto. 049 707. Sì, e le linee, cioè, probabilmente c'è stato qualcosa, perché qua io non ho toccato niente, i pulsanti sono cosa? Vabbè, sì, pronto? Pronto? Sì. Sono Ivano. Dimmi pure. Ecco, sono messo Ivano. Sì, mi senti? Sì. Bene. Perfetto. Sono 838 adesso. Sì, vedo. Ho trovato il DVD Requiem stamattina. Bene. E
siete voi magari che ho visto. Grazie, ma ne recupero una copia ed è un invito anche agli ascoltatori, se hanno occasione di andarlo a recuperare, di andarlo è una storia veramente drammatica. Non so se tu l'hai visto, io ho letto le dichiarazioni appunto del regista. Comunque Requiem appunto è la storia di una ragazza tedesca che vive in un ambiente cattolico molto molto repressivo e muore di stenti. Comunque che telefono oppure sì grazie, no grazie dai, grazie Ivano, che telefono sì, me oppure, una... oppure dico adesso che dico che sì beh è anche da ringraziare perché ne sei tanti perché il Gavardaga sì sì vabbè caso mi chiami, me lo dici in privato, d'accordo, ecco, d'accordo bene, sì, bene. Allora Santoro in TV video si spacca la CDA Rai. Sì, difatti ieri c'è stata una riunione, mm-hmm. anche perché c'è stata una cosa abbastanza grave, che un politico è andato in Rai e ha detto tanto il documentario non verrà trasmesso. Dunque, Monsignor Ino Fisichella, vado a Santoro a difendere il Papa, la Chiesa non ha paura. D'altronde la Chiesa non ha paura di commettere tutte le cose che ha fatto e neanche nessun cristiano ha paura di ricordare che non possono fare altrimenti. Dice che ha paura. Esatto. E la Fisichella qua che parla con Santoro e si mette d'accordo con cosa che ha da dire, cosa non ha da dire. Comunque penso che venga un po' filtrata, no? Sì, guarda, sulla trasmissione io ho seguito appunto la. Sai che c'è Generazione Zero, che è Beatrice Borromeo che tiene una rubrica e alla fine della trasmissione su internet appunto, che tra l'altro è ancora reperibile sul sito di Anno Zero, le ha detto vedremo di tenere a bada, di tenere incatenato Vauro perché non si scateni. Cioè, fa già capire quale sarà il clima dopo. Amano che sogna tanto dopo. Sì, no, ma infatti qualcuno addirittura ha detto che Santoro lo fa per ripicca, per distruggere la famiglia, perché visto il successo del Family Day, che poi non è vero, perché anche le percentuali del Family Day sono state alterate, falsate come sempre, non c'è da meravigliarsi, qualcuno gli ha addirittura attribuito l'intenzione di distruggere la famiglia perché vuole rovinare il buon effetto della manifestazione del Family Day. Dopo che sei quelle dei Bagnoli, i bambini dell'asilo, sì. Che adesso che vieni difesi da Urmina, vieni difesi le mamme dei bambini, e i bambini vengono difesi l'avvocato da Urmina praticamente. Sì, beh, è un fatto lì probabilmente, sai che... Ma mi sembra un fatto di più di visuale, No, guarda, io dopo manderò un pezzo che ha a che fare con l'attualità locale, e che noi ne abbiamo accennato vagamente perché i giornali ne avevano parlato. Questo è un giornalista che ha scritto un libro su fatti di molestie e di violenza nella zona di Thiene, e manderemo quanto ha detto appunto Beatrice Borromeo, questo giornalista, nella trasmissione appunto che si chiama Generazione Zero, reperibile su internet. Bene, sì. Ivano, okay. Ti lascio lo spazio ad altri ascoltatori. Grazie, ciao. Ciao. Sei pronto? Scusa che abbasso. Sì. È San Paolo. Ciao. Così? Sì, dimmi pure. Luigi Cascioli ha riaperto il caso di Giovanni di Gamala, sì. Un gran predatore di prima categoria, giustiziato dai romani, e sappiamo perché. I romani tolleravano qualsiasi religione, però la legge doveva essere rispettata, vero? Soprattutto le persone dovevano essere rispettate. Ed è adoperato il jus iuris romano, è adoperato in tutto il mondo, forse in Italia. Esatto. Strano, vero? Sì. Allora, perché non riaprire il caso Giordano Bruno per capire a livello storico e penale se questo era un delinquente veramente o se delinquenti sono stati quelli che l'hanno bruciato? Perché sarebbe molto interessante a livello storico e anche penale, diciamo, per la giustizia italiana cosiddetta, no? Sarebbe molto interessante. Com'è che non ne parlano mai? Ma sai, perché la loro intenzione è di avere altri migliaia di Giordano Bruno. Cioè, loro vorrebbero questo. Però guarda che sarebbe molto interessante. Sì, ma guarda, già si fanno sulle cose dell'attualità, si fa fatica, perché se tu hai seguito un attimino tutta la polemica su un documentario della BBC che è considerata la televisione massima come capacità professionale, cioè
e tieni conto che in Italia si è arrivato al punto di costringere i servizi internet a tirarlo via questo video perché dava fastidio. Ti puoi immaginare se si può parlare di Giordano Bruno, anzi se avessero la possibilità lo andrebbero a bruciare un'altra volta, altre mille volte. Tu pensa a un docente universitario di quella taglia che in tutto il mondo allora conosciuto era tenuto in palma di mano. Ma quanti libri sono stati bruciati, considerati inutili, bravo, pericolosi? È stato bruciato più volte Giordano Bruno, perché proprio bruciando tutti i suoi lavori a livello scientifico di quei tempi, sì, figurati cosa hanno bruciato questa gente qui. E questi sono ammanicati politicamente col governo. Beh, sai, quando i politici dicono faremo tutto quello che possiamo per impedire che il film, il documentario sui pedofili si vada in onda, significa chiaramente che c'è una sottomissione non da poco anche nei politici. Che siamo proprio all'unisono. Bene. Siamo veramente all'unisono, Francesco. Ti saluto, grazie. E grazie tante, ciao, di essere là. Ciao. Sì, difatti appunto ha ricordato giustamente Giampaolo che esiste un discorso del diritto romano. Nel diritto romano quello che contava non era tanto la morale, l'opinione, ma le persone. E noi abbiamo ricordato che ad esempio il reato di violenza sessuale è stato considerato dalla Chiesa un reato contro la morale, non contro la persona, proprio perché per il cristianesimo le persone non sono secondarie, sono inutili, sono secondarie per la Chiesa cattolica, non è importante la persona, cioè le persone si possono bruciare il suo rogo. Il problema è che questi roghi non sono spenti nei cuori dei cristiani, non sono allontanati, non è una cosa che loro non sentono proprio, è una cosa che qualcuno gli impedisce di fare e di conseguenza ne soffrono, e il loro desiderio è proprio quello di continuare. E per darvi un'altra idea di come è la follia, la criminalità, di com'è il modo di rapportarsi alle cose, vi mando un pezzo di un'intervista a Nicotri che parla delle sue esperienze, delle finte confessioni che ha fatto, e ci sono delle cose veramente interessanti che vi fanno comprendere il come vengono affrontate certe tematiche in ambito cristiano. La pedofilia, insomma, spesso la Chiesa si è trovata in imbarazzo, per esempio è stato cacciato dalla Polonia, il governo polacco a un certo punto si è arrabbiato e ha preteso che non facesse più il suo mestiere di arcivescovo di non mi ricordo cosa. Il signor Julius Petz, che era arcivescovo di Cracovia, che stava nell'anticamera di Papa Wojtyła fino a qualche anno fa, ma io in Vaticano si sapeva che fosse un pedofilo, ne avevo sentito parlare quando ho scritto il libro sulla scomparsa di Manuela Orlandi, che era una cittadina vaticana, una bella ragazza misteriosamente sparita, misteriosamente tra virgolette, ho sentito parlare di questo Julius Petz, che era stato nell'anticamera del Papa, che si sapeva che era pedofilo e che era stato promosso arcivescovo, non mi ricordo se di Cracovia o di Poznan. Comunque a un certo punto il governo polacco ha preteso che questo signore venisse mandato via dalla Polonia, perché c'erano decine di denunce di seminaristi per molestie sessuali, così come il vescovo o arcivescovo di Vienna, insomma dei casi molto imbarazzanti, molto, cioè, se solo negli Stati Uniti ce ne sono oltre 4.000 denunciati, chissà quanti saranno nel mondo. Anche in Italia basta andare a cercare su Google, tramite Google, c'è un sito che dà conto, ci sono varie condanne, quindi io credo che questo sia un argomento che dovrebbe interessare tutti i cittadini italiani, in particolare i cattolici, ma non per fare dello scandalismo, semplicemente per applicare la legge, altrimenti lasciate che pargoli vengano a me, detto da Gesù Cristo, assume un significato molto ambiguo, non vedo come si possa mandare tranquillamente un proprio bambino in chiesa, al catechismo, eccetera, eccetera, in parrocchia, sapendo che se c'è qualcosa di strano non lo si viene a sapere, e anche se lo si viene a sapere non si può fare niente. Questo comportamento omertoso, perché di questo purtroppo si tratta della Chiesa, io l'ho già appurato, mi sembra nel 94, quando ho fatto un libro intitolato Tangenti in confessionale,
pubblicato dalla Marsiglia Editori, in cui, facendo finta di essere un politico corrotto o un industriale corruttore, sono andato a confessarmi le principali chiese italiane, principali ed emblematiche sotto il profilo della contiguità con il potere. Per esempio a Milano il Duomo, perché vicino c'era lo studio di Bettino Craxi, a Roma anche la chiesa San Lorenzo in Lucina, perché nella piazza San Lorenzo in Lucina dove aveva lo studio Andreotti, nella chiesa del Gesù a Roma, sia perché andava ogni mattina a vedere la messa Andreotti, sia perché in piazza del Gesù c'era la Democrazia Cristiana, eccetera, eccetera. San Pietro, ovviamente. E già lì rimasi sbalordito, e tutto questo è pubblicato nel libro perché registravo di nascosto, su una cinquantina di confessioni solo uno mi ha detto che dovevo andare dal magistrato a dire tutto, altrimenti non mi avrebbe dato la soluzione. Tutti gli altri hanno minimizzato dicendo ma no, piuttosto parliamo di cose. Se mi ricordo sempre un prete di Sant'Antonio di Padova, dialetto con accento veneto, mi ha detto piuttosto parliamo di cose serie, sui peccati sessuali come va, perché la fissazione è quella, tutto il resto uno va, confessa di aver accoppato 20 persone, qualche pater ave gloria, magari anche un'offerta, come è venuto fuori. La cosa più grave è che spessissimo mi veniva detto sì lo sappiamo, come quando vengono a confessarsi i politici ne sentiamo di cotte e di crude, ma un confessore nella Basilica di San Pietro, un confessore doveva essere alto attesino dall'accento, molto arrabbiato mi ha detto ma come non è peccato, tutti mi hanno detto che non era peccato dare mazzette o prendere le mazzette, e questo si è anche arrabbiato dicendo ma che peccato è peccato, i veri delinquenti sono i magistrati, perché questi processi li fanno per distruggere la Democrazia Cristiana. E poi mi ha chiesto, lei è un ministro? Dicono, no, un sottosegretario, non lasciamo stare. No, mi dica un sottosegretario, non lasciamo stare. Mi ha detto, di queste cose bisogna parlarne a quattro occhi, venga a trovarmi a casa mia, qui in Vaticano, e mi ha dato, lo conservo tuttora, un ciclo stilato con la piantina della strada da seguire per la sua abitazione, nome e cognome, indirizzo. Ne parlarono tutti i giornali. In Vaticano successe un putiferio e venne avanzata la proposta di stendere il segreto in maniera che non si potesse neanche parlare di cosa uno è andato a dire al suo confessore, cioè non solo il segreto confessionale per il confessore, questo si sa che c'è, ma addirittura l'obbligo al segreto del confessato di parlare di cosa è andato a confessarsi. Questo è semplicemente pazzesco, perché io ammazzo 10 persone, vado a confessare e dopodiché ho l'obbligo del segreto e quindi non posso dirlo più a nessuno, neanche al magistrato. Cioè, voglio dire, ma queste sono cose mostruose. Comunque questa mostruosità non passò. So per certo che venne proposta al Papa Wojtyła di scomunicarmi. Però Papa Wojtyła è stato sufficientemente intelligente da rendersi conto che sarebbe stata un po' una sciocchezza. E ho anche una lettera del Cardinal Martini invece che mi dice che ho fatto un lavoro utile alla verità e che quindi bene così. Questa appunto è un'altra dimostrazione fatta da un laico, da una persona, da un giornalista, da Giuseppe Nicotri dell'Espresso, che dà una dimostrazione proprio di come siamo nella realtà i comportamenti dei cristiani e di tutti i montesti in generale, come diciamo noi. Ma una cosa che per me ha sbagliato in maniera fondamentale appunto il Nicotri è il dire che questa cosa se ne deve parlare e può servire anche ai cattolici. In realtà ai cattolici queste cose non interessano perché non hanno importanza, non hanno valore, non hanno significato, anche perché una cosa che viene sempre dai Vangeli dei cristiani è quello che non ci deve essere lo scandalo, cioè lo scandalo, dice il Vangelo, ci deve essere, ma guai a chi lo provoca questo scandalo. E allora di conseguenza di fronte a questa cosa è meglio che non succeda, perché nessuno vorrebbe essere l'attore, il promotore dello scandalo.
Voglio un punto parlarvi anche di un'altra cosa. Se voi sapete, gli avevo anticipato che esiste un prima anno zero, la trasmissione appunto di Santoro, che va in onda appunto su internet. Su questa trasmissione si sono aperti anche dei forum e si sono dette varie cose. Io mi ero già registrato per intervenire, ho chiamato due volte con due numeri diversi, mi sono registrato, mi veniva chiesto qual era la mia opinione, tenendo conto che io con la conduttrice del programma ci eravamo già scambiati alcuni messaggi in privato, tra cui le avevo passato anche il mio numero di telefono, così sapeva che identificare la persona. Bene, io non sono riuscito ad andare in diretta, come non sono riuscito ad andare in diretta a nessuno, hanno fatto passare esclusivamente cattolici. Io quando ho chiamato i centralinisti mi chiedevano: ma lei cosa ne pensa della cosa? Quando dicevo che non ero cattolico e che la cosa della pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica e dei cristiani in generale è una cosa mostruosa e che aveva un fondamento nella pregazione del famoso Gesù di Nazareth, io non sono, chissà perché, non sono andato in onda. Tutta la trasmissione, tutte le telefonate sono state fatte, a parte alcune, sono state fatte da persone che avevano solo l'interesse di difendere la Chiesa Cattolica. Io voglio ricordare che in Italia esistono troppi insegnanti di religione, insegnanti di religione che non hanno bisogno di nulla di particolare. Sei pronto? Pronto, ciao, sono Franco. Ciao. Ascolta, visto in tema di Family Day, sì, abbiamo visto l'emblema del Family Day, potrebbe essere quel spaccino lì, quell'uomo lì dell'Umbria lì, che aveva tre figli, due figli, una figlia in arrivo. Sì. E l'unica cosa che aveva in mente questo, non voglio neanche definirlo, era quello che forse sua moglie, la figlia non era sua perché lui pensava che sua moglie fosse andata con un altro uomo. Adesso sarebbe da verificare magari se questa famiglia è spaccino, cioè magari è una di quelle famiglie là che tutte le domeniche va a messa, eccetera eccetera. Sarebbe da verificare, perché sarebbe magari per capire anche la tipologia di molti che hanno in mente questa famiglia, perché io sono il primo che mi, sì, auguro, ho una figlia e spero ne avranno ancora. Però questa ipocrisia che c'è nel vedere la famiglia cattolica, credo che sia una cosa ormai lampante. Piacerebbe sapere magari questi qui, questa famiglia Spaccini, tutte queste persone che poi vivevano con i fratelli vicini, i suoceri, e tutti a tenere nascosto il fatto che questo uomo picchiava la moglie. Nessuno dei fratelli ha parlato, il padre e la madre di quest'uomo non è che difendessero questa donna. E un po' mi ricorda anche l'atteggiamento dei confronti della pedofilia: bisogna sempre nascondere, bisogna sempre tutto tenere nascosto, e dopo succedono le tragedie e succedono i disastri. Voglio sapere, magari, se anche tu hai un po' questa idea di questo sistema di nascondere le cose, che mi sembra un po' cattolico. Beh, è normale che i cattolici cercano sempre di nascondere le cose più violente, e sempre sono le cose più cattive. E di conseguenza, quando c'è qualcosa, una famiglia che non funziona, purtroppo l'informazione cattolica è sempre quella che fa danno. E poi volevo dirti una cosa, poi chiudo, una cosa strana che io, sai, una volta, sì, non era come adesso, ho frequentato il seminario per 2 mesi e mezzo, poi sono scappato, era anche un discorso per fare le superiori, no? Ti passavano i libri, ti passavano tutto. Sì. Una cosa stranissima, io per fortuna, sai, in 2 mesi e mezzo il tempo è poco anche, non ho mai subito nulla, per carità, però mi era rimasto impresso un discorso, dopo metto giù, ma voglio sentire magari una tua spiegazione. Io parlavo con un frate, praticamente, ho fatto la strada da Rovigo andare verso Verona con un frate, e lui mi ha detto: non pensare, molti pensano che quelli che sono impotenti si fanno tutti frati e preti, non pensare così, perché noi, ha detto, parlando della Chiesa, se uno è impotente non lo vogliamo nemmeno. E allora io ho detto: ma perché questa cosa? E lui, non so, poche parole mi ha fatto capire che se uno è impotente loro non lo vogliono, perché dicono che si fa frate o prete appunto perché è impotente. E io dico: ma se la prima cosa è la castità, uno impotente non è 100% casto? Ti ascolto per radio, ciao. Bene, ciao. Sì, Franco ha sollevato appunto un problema che è importante. Giustamente, alla base della pratica cristiana esiste una forma appunto di morbosità sessuale. Se voi pensate ad esempio quali sono le varie ragioni per cui appunto le donne non vanno sacerdote, questo lo fa comprendere. Ma
Le violenze che succedono nelle famiglie, che succedono in queste cose, derivano sempre dalle parole di Gesù, perché Gesù è il primo, da quello che ci raccontano, che pensa sempre all'odio e allo scontro. E quando dice: pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, dice: no, io vi dico quello, ma la divisione padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Queste sono indicazioni della famiglia cristiana date dal buon Gesù, dal fondatore appunto della Chiesa Cattolica. E quando a qualcuno ricordò a Gesù il fatto dell'amore filiale e disse: ecco, là fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti, e gli rispondendo a chi gli informava disse: e chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Cioè si arriva appunto a disconoscere anche la propria madre, per quanti rapporti conflittuali ci possono essere stati, rimane sempre in tua madre. Ma ricordatevi sempre una frase fondamentale, la trovate in Luca 14:16: se uno non viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Penso a tutti quanti quelli che risolvono le situazioni familiari con il coltello, con le strasi, almeno hanno come indicazione le parole di Gesù. Sei pronto? Ma basta. Basta cosa? Vedete, questo ascoltatore è rimasto lì e dopo un po' arriva e dice questo. Certo, questo basta, non lo dice a noi, in realtà lo dice a se stesso. Dice: perché sono stato così sfrustato, così sottomesso, e perché mi ricordi il mio fallimento esistenziale? E lui dice: non fammi soffrire più. Chiama e dice: basta. Sei pronto? Piace gli uomini a te. A te cosa piace? Piace gli uomini. A te cosa piace? Come vedete? Questo vede un altro comportamento. Certamente a questo uomo interessano forse più i bambini, forse è un bravo sacerdote, forse vorrebbe essere un bravo prete pedofilo. E d'altronde la Chiesa Cattolica invita sempre i gay a essere casti. Perché? Chiedetevi perché. Sei pronto? Ma smettetela. Cosa dobbiamo smettere? Ma vedete? Smettete la cosa. Può parlare, può intervenire, non hanno neanche il coraggio di parlare. E d'altronde questo qua, vedete, quando vi dicono queste cose, una sola parola e vi fa capire il loro odio per il mondo. Sei pronto? 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 Sì, sei in diretta. Ah, ok. Ciao. Per un po' mi piaceva anche sentirvi. Dopodiché tu hai detto un paio di stupidate proprio adesso. Dove è evidente che sei di parte quando ti interessa. Io non sono obiettivo. Ma come le interpretazioni quando hai detto del Vangelo? Quando Gesù dice dovete odiare madre e padre, vuole dire quello. C'è scritto quello, no, tu eri assieme a lui, lo hai frequentato, sei uscito ieri sera e ne avete discusso di questo particolare, eri lì presente, eri un suo testimone, quello è scritto, quello rimane, tutto il resto te lo puoi inventare, puoi inventare qualsiasi cosa. Non ci sono parole per descrivere l'impostazione mentale che hai. No, sei, perché? Irrecuperabile, perché come puoi negare un Vangelo che per 2000 anni ha predicato la pace e la fratellanza? Dove? Di conseguenza non ti puoi attirare la pace? A delle cose senza... Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? La tua è un'interpretazione assolutamente strumentale. No. Per lo stesso modo ti sovrapponi quando parlo. Perché? Ti ho detto un attimo e fatti dire, no, la gente? Di qualcosa. Sei di assolutamente strumentale. No, assolutamente. Guarda che per una parte potresti anche aver ragione, perché conosco anch'io un po' la questione. Sì. Non vale nemmeno parlarne. Quando uno ti dice sta zitto, allora basta, è perché purtroppo è una reazione scontata. Perché scontata? Perché sei talmente evidente che sei di parte, che anche di fronte al conto diresti che è buio. Mi dispiace, non sei recuperabile. Sì, pronto? 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 Sì, pronto? Giampaolo. Ciao. Scusami, sono stato veramente istigato a telefonarti, nel senso sono stato provocato troppo. Sì.